Le tre ormai alle porte, e come ogni anno noi valenti condottieri di Spazio Games siamo pronti a partire per l'evento più fracassone del mondo videoludico. Telecamera in pugno e bibita variabile con caffeina nel termos, ci aggireremo per il Convention Center per svelarvi il più presto possibile tutte le novità della fiera. Siamo davvero curiosi di scoprire quali saranno i super annunci dell'evento. Oggi però vogliamo svelarvi i titoli presenti al 100% nei vari stand, perché già annunciati dalle rispettive case. Nel video ci saranno solo i principali per ovvie ragioni di spazio. Se volete una lista più completa, affidatevi all'articolo scritto. Si comincia! Ok, quest'anno mette in tavola due progetti molto interessanti e l'attesissimo seguito di un titolo di culto. Il primo gioco mostrato dalla casa sarà Spec Ops The Line, piacevole sparatutto ispirato a Cuore di Tenebra, già trattato ampiamente sulle nostre pagine. Verrà anche mostrato più nel dettaglio il ritorno della serie XCOM, nella sua veste strategica classica con Enemy Unknown. Siamo sinceramente curiosi di vedere cosa può ancora offrire uno strategico di questo tipo. Il peso massimo del programma 2K ovviamente è Borderlands 2, peculiarissimo FPS dalle potenzialità enormi. Dovrebbe essere più grande, vario e divertente del suo predecessore, e vi assicuriamo che non è roba da poco. This tyrant will be the end of us all. Activision ovviamente quest'anno parte in quarta mostrando Black Ops 2, che potrebbe portare una necessaria ventata di innovazione nella famosissima serie Call of Duty. Nel boot dell'azienda torna anche James Bond con 007 Bond Legend, che unisce ben 6 film dell'agente segreto. Salti di gioia per i più piccoli poi, con Skylander Giants, che porterà nuovi enormi personaggi in uno dei titoli più furbi mai congegnati. Si passa ai tie-in dai film, con The Amazing Spider-Man, gioco derivato dal reboot della saga sul grande schermo. Quanto a personaggi noti, però, a farla da padroni saranno i Transformers, con Fall of Cybertron, che per ora ha stupito con dei trailer spettacolari e speriamo riuscirà a mantenere le aspettative. Si aspettano annunci da Bethesda, quindi noi siamo tutto orecchi, ma per ora ci accontentiamo di sapere che alla fiera ci saranno Dishonored e The Elder Scrolls Online, che aspettiamo con impazienza. Bohemia si è creata un nugolo appassionato di fan grazie al realismo dei suoi titoli, e non poteva dunque non portare il seguito di quello più famoso, Arma 3. Assieme a questa impressionante simulazione guerresca ci sarà la mod Days, che ha avuto un notevole successo e pare verrà inserita direttamente nel terzo Arma. Ci sarà anche Carrier Command, Gaia Mission, un futuristico misto tra strategia e action game. Capcom ultimamente non può dire di essersi guadagnata l'amore incondizionato dei suoi fan, nonostante la qualità dei suoi titoli sia rimasta indiscutibile. Per queste tre però ha svariati assi nella manica, tra cui l'attesissimo Resident Evil 6, superproduzione che potrebbe sbancare letteralmente il botteghino. Non da meno Lost Planet 3, che sembra voler rivoluzionare una serie apprezzata ma non priva di difetti, e DMC, totale reboot dell'amatissima saga di Dante affidato ai Ninja Theory. EA non poteva ovviamente mancare al principale showcase videoludico mondiale. Quest'anno il colosso si è buttato a capofitto negli FPS e nello stand mostrerà le due nuove espansioni di Battlefield 3, Armored Kill e Close Quarters, oltre a Medal of Honor Warfighter, che promette azioni di alta qualità tra le fila di una squadra Tier 1 di specialisti della guerra. Lo sparatutto più atteso da noi è però Crysis 3, che cambia radicalmente il setting del secondo capitolo e modifica nettamente la prospettiva del protagonista, ora cacciatore e non più preda. Non mancheranno ovviamente neppure i titoli sportivi, tra cui l'immancabile FIFA 13 e l'ancor più immancabile, almeno sul suolo americano, Madden NFL 13, accompagnati da NCAA Football 13 e NHL 13. Si spera che sto 13 porti fortuna. Voci insistenti parlano anche di un nuovo Need for Speed, ma ciò che desideriamo realmente con enorme impazienza è il ritorno di SimCity, in parte per i bei ricordi passati che il titolo ci riporta alla mente e in parte perché pare promettentissimo. Konami ci ha messo una acquolina in bocca spaventevole dopo il rinvio al The Enders Project. Lo vogliamo e vogliamo saperne di più, ma per ora non si sa nulla di una sua eventuale presenza.
L'unica certezza sarà la presenza di Metal Gear Rising Revengeance alle 3, controverso ed esagerato spin-off della leggendaria serie affidata ai Platinum Games. Vedremo se Raiden sarà in grado di placare la nostra sete di Mech. Ilarian porteranno Dragon Commander alle 3, titolo che fa avverare un desiderio che pochi usavano professare all'aperto, permette di usare draghi dotati di jetpack. Se non basta farvi salire l'hype, non sappiamo bene cosa possa farlo, anche perché un gioco con uno squalo robotico volante cavalcato da un orso ancora non l'hanno presentato. Sembra che la casa porterà anche il nuovo Divinity Original Sin alla fiera, interessante GDR dello stampo classico, il cui annuncio ha fatto balzare in piedi i fan dell'amato Divine Divinity. And then I can apply it to my sword, and my sword now has a couple of poisonous charges, which might be interesting. Solo due certezze da Microsoft, ma che certezze! Una è Halo 4, titolone del quale si vocifera sia in sviluppo anche una versione PC. L'altra è Forza Horizon, misterioso spin-off della serie dal setting desertico. Vi terremo aggiornati. Namco quest'anno ha tirato fuori le unghie. Star Trek The Game ha stupito tutti alla presentazione di Las Vegas per la sua qualità, ed è accompagnato da titoli notevoli come Tekken Tag Tournament 2 e lo splendido Ni No Kuni. Il secondo Tekken Tag sembra di fattura davvero sopraffina, mentre il GDR nato dalla collaborazione di Level 5 e dello studio Ghibli ci ha catturato con la sua bellezza. La casa ha dalla sua anche l'edizione PC di Dark Souls, port forse un po' affrettato, ma comunque attesissimo. Si chiude con i manga, visto che gli ultimi titoli previsti sono Dragon Ball Z Kinect e One Piece Pirate Warriors, da tenere d'occhio per i fan dei fumetti giapponesi. Nintendo potrebbe ancora una volta vincere le tre. Dopotutto, è l'unica casa a mettere in campo una nuova console e, di conseguenza, una lineup nuova di pacca. Per ora si danno quasi per certi solo Pikmin 3 e un nuovo Super Mario, ma è troppo presto per sapere cosa ci riserverà la fiera. Gearbox ha offerto i suoi talenti anche a Sega con Aliens Colonial Marines, FPS che ci ha messo una strizza notevole. Ottimo segno. Ovviamente l'azienda non poteva non presentarsi con la sua mascotte, e infatti quest'anno porta anche Sonic and All-Stars Racing Transformed, coloratissimo karting game. Prevista anche la presentazione della versione PS Vita del mitico Jet Set Radio, un'altra chicca per i possessori della portatile Sony. Non c'è E3 senza Sony, nel bene e nel male. Quest'anno si prospetta molto bene, con tutti i titoli mostrati alla PlayStation Experience. Si parte da Little Big Planet Karting, che dovrebbe portare al livello successivo i giochi di questo tipo, ed è anche accompagnato dalla versione per Vita del Little Big Planet originario. Si passa poi al notevole Sly 4 di Sanzaru, che ci ha sempre stupito per la sua qualità e non mancherà probabilmente di farlo ancora una volta. Non possono poi mancare God of War Ascension, di cui forse vedremo finalmente la campagna in singolo, e PlayStation All-Stars Battle Royale, picchiaduro ispirato alla serie Smash Bros. Con qualche interessante cambiamento alle meccaniche. Chiudiamo con il curioso The Unfinished Swan e con il desideratissimo The Last of Us. Si è visto poco dell'ultima opera di Naughty Dog, speriamo quindi di poterla testare con mano durante l'evento. Anche la branca internettiana di Sony sarà alle 3, con un mucchio di update dei suoi titoli più famosi. In lista di Sea Universe Online, EverQuest seguito, Free Realms, Vanguard Saga of Heroes e Star Wars Clone Wars Adventures. La grossa novità è PlanetSide 2, MMOFPS che vanta un predecessore dei numerosi estimatori. Dire la propria in rete è sempre più difficile al giorno d'oggi. Ce la faranno i Sony Online Entertainment a rimanere sulla cresta dell'onda? Square Enix è forte come un toro alle 3 di quest'anno, anche se gran parte dei suoi progetti sono esterni al team nipponico del colosso. Si parte con Hitman Absolution, che sembra poter contare su un incredibile livello di cura nel dettaglio, oltre che sulla forza del suo brand. Passiamo poi al reboot di Tomb Raider, necessario secondo molti e davvero interessante. Sleeping Dogs è un'altra ottima freccia all'arco di Square. Rinato dalle sue ceneri, sembra poter offrire una lodevole esperienza free roaming infarcita di arti marziali. Da non sottovalutare infine Quantum Conundrum, bel puzzle game dalle meccaniche brillanti. I progetti minori, ma sempre da tenere in considerazione, sono tutti per 3DS. Trattasi di Heroes of Ruin, Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance e il già ampiamente trattato Tia Tridom Final Fantasy.
Koei mette in campo il Team Ninja con Dead or Alive 5, gioco che promette di rivoluzionare il genere dei picchiaduro. Peccato che questa voglia di rivoluzione il Team Ninja l'avesse espressa anche prima dell'ultimo Ninja Gaiden, e sappiamo tutti com'è andata a finire. Ocio Team Ninja, niente cavolate stavolta. THQ ha da poco un nuovo presidente, niente poco di meno che il cofondatore dei Naughty Dog, e dopo qualche bega economica non indifferente sembra ben avviata alla ripresa. Cavalli di battaglia presentati alle 3 saranno Darksiders 2, che aspettiamo con la colina in bocca, e Metro Last Light, apparentemente in grado di riproporre le stesse angoscianti atmosfere del gioco che l'ha preceduto, in un prodotto nettamente migliorato. Entrambi giochi che vale la pena di tenere d'occhio. Gli amanti del gaming online farebbero bene a tenere le orecchie tese verso lo stand di Trion, presente alle 3 con ben 3 giochi. Il primo ovviamente è Rift, del quale verranno probabilmente annunciati nuovi contenuti. Seguono End of Nations, strategico free-to-play di Petroglyph, e Defiance, innovativo shooter MMO che per la prima volta fonde uno show televisivo ad un videogame online massivo. Anche Ubisoft ha una line-up di tutto rispetto per questo E3. Si parte con Far Cry 3, titolo graficamente splendido con una narrativa d'eccezione. Dopo gli sparatutto si passa ad altro con Rayman Legends per Wii U, un po' platform, un po' party game, un po' Skylanders. Sì, siamo confusi pure noi, ma confusi positivamente. La punta di diamante è Assassin's Creed 3, of course, che sarà quasi sicuramente il solito successone stratosferico. Si chiude con Rocksmith, più una lezione virtuale di chitarra che un rhythm game, e Shootmania Storm, FPS dei Nadeo, sviluppatori molto amati tra l'utenza PC. Wargaming ha fatto i dindini in questi anni e per un'ottima ragione. Ha offerto al suo pubblico un gran titolo free to play di nome World of Tanks. Ora prova a bissare il successo del suo gioco di punta con World of Warplanes, altro videogame gratis che promette benone e sfrutta furbescamente la stessa valuta del predecessore. Warner ha molte, moltissime novità che bollono in pentola. Purtroppo noi di questo bollito non sappiamo ancora nulla. Sappiamo però che presenteranno la versione Wii U di Arkham City, quindi quella almeno l'andremo a vedere.